ultimi minuti non ne abbiamo presi tanti, ecco. È successo con l'Entella, dove magari abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo cancellare questi 3 minuti. Io credo che sicuramente abbiamo margini di miglioramento. È stata una partita di sofferenza, è mancata un po' di lucidità alla fine, e quindi credo che è normale che dobbiamo lavorare sugli errori per cercare di non ripetere, non certamente per cercare chi ha sbagliato e chi non ha sbagliato. Dobbiamo cercare di fare in modo che questi errori non si ripetano. Ecco. Le pressioni devono esserci nel modo giusto, perché se qualcuno pensa come una partita quasi da ultima spiaggia, credo che allora le pressioni sono altissime e si rischia di essere troppo tesi. Ecco. Quindi non è una partita, mancano 20 partite, è una partita importante che faremo di tutto, certamente daremo il massimo per cercare di portarla a termine con una vittoria, perché poi dobbiamo affrontare un derby e affrontarlo con un risultato positivo, con i 3 punti, certamente l'entusiasmo, la consapevolezza dei nostri mezzi aumenta notevolmente, per cui io credo che dobbiamo affrontare la partita con la giusta, come facciamo sempre, cercando di portare avanti la nostra idea di gioco senza frenesia, perché poi senza fretta, perché sono 90 minuti, abbiamo visto purtroppo sulla nostra pelle che le partite si decidono pure al 95esimo, quindi dobbiamo avere la pazienza di non essere frenetici e verticalizzare sempre, di buttare palloni in avanti a caso, quando noi dobbiamo cercare invece di ragionare, di giocare sempre con palla a terra come sappiamo fare. Questa squadra ha dimostrato che sa reagire ai momenti di difficoltà, lo ha sempre fatto, quindi credo che sarà così anche stavolta. Per quanto riguarda la prestazione, sono convinto che i ragazzi, per come si sono allenati, daranno il massimo e faranno una buona prestazione. Il risultato è anche frutto di episodi che a volte ci condannano, a volte ci premiano. Hanno fatto un buon girone di andata per quello che sono, stanno rispettando in pieno i loro obiettivi. Hanno adesso rafforzato la squadra perché hanno preso Mauri, che è un giocatore importante, un giocatore esperto. Hanno un mix di giovani talenti e l'esperienza di Caracciolo, Pinzi e qualche altro, certamente sono il portiere Arcari, a volte gioca Minelli, però diciamo sono un gruppo abbastanza omogeneo, hanno giocatori di prospettiva come Bisoli, come Martinelli, insomma una squadra certamente come tutte difficile da affrontare.